Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Apex. Terzo episodio richiestissimo, quindi ve lo porto quest'oggi. Nello scorso, se vi ricordate bene, ci eravamo, diciamo, preoccupati un attimino perché Eder ci mandava dei messaggi strani in cui diceva di essere alla Factory, quindi oggi dobbiamo effettivamente avviarci alla Factory. Allora, vi faccio una premessa. Io ci ho messo anni per trovarla, ci ho smattato, perché non c'è scritto da nessuna parte questa è la Factory. No, adesso vi faccio vedere dove si trova questa zona. Intanto vi invito a lasciare un bel like per questa serie che sta davvero piacendo molto effettivamente, per questo che porto sempre nuovi episodi, continuate sempre a consigliarmi nuovi, a chiedermi nuovi episodi, a darmi consigli. Quindi veramente ho notato un'ottima partecipazione. La fabbrica è questa. Notate che non c'è scritto a nessuna parte che è una fabbrica. Questo posto è stato abbandonato per anni. Tu se pensi a una fabbrica, pensi a una roba funzionante con i camini. Invece no, è sta roba qua. Tra l'altro c'è pure un coso davanti. Però ho scoperto che parlando al coso si spacca. Si spacca. E quindi possiamo entrare. Quindi qua è effettivamente dove dobbiamo andare. Quindi non perdiamo ulteriore tempo. Io da qua non so più che cosa ci sia. Prepariamoci. Allora, ok. Lì c'è tipo una macchia di petrolio. È caduta una sedia. Questa qua è la sedia della Crazy Rock. Attenzione. Io avanzo. Quel Voltorb lì mi sa tanto di Alakbar. Quindi è questa la fabbrica. Ho saputo che era chiusa da 10 anni per qualche ragione. Questo sembra esserci un po' un casino qua. Che cos'è? Indovina. Aspettate raga, ma non esistono i Pokémon in questo mondo. Oddio. Inizio a preoccuparmi. Comunque, parte la sfida con questo Voltorb, vai Krogunk, facciamo una cosa molto veloce anche perché hai Mud Slab, quindi charge. Ok, che bella l'animazione, va bene. Raga, queste battaglie qua sono lente come la fame, veramente. Allora, questo era pure un critical, cioè, rendiamoci conto. Gli abbassiamo la precisione, quindi magari adesso fallisci il tuo attacco. No, però charge penso sia infallibile. Quindi si ricarica un'altra volta con questa animazione, ancora una volta lo dico, stupenda. Invece Mud Slap è tipo un coso così che viene fuori sull'avversario, ma vabbè, dettagli. Adesso però, cazzo, velocizzati perché altrimenti charge. Ok, penso che non sappia fare altre mosse a questo punto. E se ne fa, credo che fallisca perché gli ho diminuito la precisione di tantissimo. Vai giù, ti prego. Perché non gli faccio niente adesso? Cos'è sta mafia? Aspettate, ma se tipo facessi Astonish non ti faccio di più. Utilizza Tackle ma fallisce giustamente perché non ha più precisione. Praticamente è cieco e non ci vede più. Vediamo se va giù, perfetto, ok. Finalmente ce la siamo cavata. Abbiamo buttato via un minuto e mezzo per sta roba. Saliamo pure di livello. Quel coso era un Pokémon. Che cosa ci fa qui in città? Devo fare attenzione qui. Non si può sapere che cosa sia successo. Cazzo, ma ci sono i selvatici! Brutti, ma ci sono. E tra l'altro perché c'è la zona della grotta. Ok. Sto coso qua cos'è? Si trova qualcosa di diverso. Vediamo, solo per vedere. No, ok, sempre la solita merda. Fammi fuggire. Mannaggia a questo mondo che non ha i repellenti. Perché evidentemente vediamo se di qua si può andare. Ma penso sia sbarrato, infatti. Quindi immagino di dover scendere. Cioè, dover entrare in quella porta lì che vedo. Oddio. Anche qua ci sono. Ma livello 7, stiamo scherzando? Ecco, lo sapevo, ci avrei scommesso un coglione, veramente. Fammi fuggire, caro mio. No, no, no! Sono un ritardato mentale, ho sbagliato. Aspettate. Perché? Era super efficace. Ok, questa cosa qua mi ha stupito. Revt... L'ho notata solo... Oh, cazzo. Vabbè, qua c'è l'epilessia, portami via proprio. Basta, avete rotto le palle, siete sempre gli stessi. Io tra un po' prendo un Voltorb e cerco di catturare qualche Pokémon lanciandolo contro i Rattata, tipo. Che cazzo? Ah, devo andare di sopra. Vabbè, cavolo, però ditelo che non posso passare tra i tavoli che sono un ciccione di merda. Ok, mi sa che devo andare in quella porta là. Che è tutto un casino assurdo. Poi ci sono sempre questi selvatici orribili. Cioè, allora, ho detto selvatici orribili prima di vedere lui. Secondo voi adesso cosa potrebbero essere? Cioè, proprio non sono classificabili. Eccolo qua, Magnemite, che bello. Che se lo catturo lo faccio evolvere in Magneton, ma non in Magneton, perché questa è una bella domanda. Questa è per pochi. Revtex, ok, va bene. Siamo qua, in sostanza. Oh, ma quelle sono scale. Cioè, mi stai dicendo che posso salire le scale così? Che cosa bella. Krogunk, fuga, tantissimo. Vediamo se... No, infatti, non si può.
Non capisco. Ok. E bellissimo, però cosa devo fare? Ah, ok, ho capito. Penso di aver capito. No, non ho capito un cazzo. Che cosa devo fare io? Provo a fare il giro. È l'unica cosa che posso seriamente fare. C'è un bottone, premilo. Sì, vediamo se succede qualcosa. Sembra che si sia mosso qualcosa nell'altra stanza. Per altra stanza intendesi quella dietro? Non lo so, se non me lo dici. Ancora lui, niente. Questo a livello 8. Questo qua non mi fa fuggire. No, ok, mi fa fuggire. Bravo, Trabish. Vedo che almeno brutto ma intelligente. Vediamo se. Qua. Ah, raga, forse si è sbloccato il passaggio che c'era all'inizio, sapete? Ci ho pensato adesso, ho avuto un flash. Levati, te, maledetta calamita. Ti attacco sul frigo, poi vediamo chi ride. Che poi alla fine è Krogan che ride, non c'entra niente, povero Magnemite. Ancora. Hai rotto le balle, sappilo. Ole. Ti prego. Dai, vabbè, sono troppi sti Pokémon. Tra l'altro è venuto fuori una decorazione strana lì così, non so cosa sia. Can't escape sta fava, tu mi fai fuggire tutta la vita, non so se. No, porco il 2. Qua adesso devo partire. Porco. Vaffanculo! Ora mi chiedo, perché mettere dei Pokémon a livello così alto? Il cazzo di senso, me lo sapete spiegare? Non ha senso, ma è un gioco che è un alfa, perché devo sclerare pure su un alfa? Cioè, immaginatevi il gioco completo, cioè sul gioco completo io rage quitto letteralmente dalla vita. Comunque, sperando che io non debba rifare tutto il bordello, vediamo se ci avevo preso. Cioè, avete la mamma puttanissima, incredibile, Trabish di una spazzatura, che bel Pokémon, proprio un aborto scandaloso. Ok, no, ah, aspettate, forse posso andare lì, allora, non lo so sinceramente dove cazzo devo andare, da qualche parte dovrò andare, credo. Tra l'altro non trovo, non faccio altro che trovare i selvatici, sta serie era bellissima prima che arrivassero i selvatici e poi Voltorb, grazie mille. Allora, Krogan, dai, fai il tuo dovere. No, Voltorb, siete dei figli di puttana, tutti quanti. Tutti quanti! Ma guardatevi! Critical! Ma io ti impalo su una forchetta! Un altro, guarda, guardatelo. Io ti spedisco a casa. Io ti faccio saltare in aria. E qua, ovviamente, misclicco, fanno un altro. Abbi solo il coraggio. E non ho neanche le pozioni, cioè neanche quelle, capite? Adesso mi spiegate come faccio a non sclerare. Mudslap, vai via. Fammi salire a livello 8 almeno, così forse riesco a fuggire. Oh, troppo buono. Impara pure Rock Smash, così mi tiro di quelle rocciate in faccia che. Madonna. Ok, non so. Ah, aspettate, ok. Ok, penso di aver capito. Prima sta zona qua non l'avevo vista. Però adesso, cioè, sinceramente non saprei cosa io debba fare. Tipo. Ah, ok! Che due coglioni! Mamma mia, levati! Io dovrei chiudermi gli occhi. Dovrebbero mettere i filtri per sto video. Vietato ai minori. Che non si può proprio vedere. Ma. Ok, stupefacente. Mo? Cioè, boh. Non lo so. Bellissimo. Il gioco questo. Basta, 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 basta. Ma perché? Ma era bellissimo sto gioco senza Pokémon. Ah, ok, sono ritardato io, perfetto. Buono sapersi. E mo, di qua, per forza. Allora, qua c'è tipo un cosino qui, che premo. Owe, respire. Jimco. Impiegato numero Herman Douglas. All survive on time, ok. Ok, non penso che serva a qualcosa. Sinceramente l'ho letto per il semplice fatto che c'è la mamma Troia. No, perché più che altro mi sembrava un po' anti-sgamo un tavolo messo lì così. E comunque, raga, sono 9 minuti che trovo solo Pokémon selvatici, cioè non ne posso già più. Quando è che arriva Eder? Mannaggia. Ok,
Allora, c'è da fare una considerazione. Come grafica, cioè come fabbrica, è fatta davvero molto bene. Mi piace tanto. Cioè, tra un po' con tutti i soldi che perdo devo andare alla Caritas. Lo so che devo tornare a casa. Gioco a Pokémon da 15 anni ancora un attimo. Cioè no, da 15 anni no, però 10 tutti. Quindi gentilmente non mi fare affermazioni che io già so. Che due coglioni, non c'è neanche il velocizzatore. Almeno ci fosse quello, dite. No, niente, balza. Allora. Quindi adesso no, mi devo rifare tutto, io non ci voglio credere. Dio mio, mi sta salendo la voglia di quittare, di droppare la serie, che non avete idea. Ma dove devo passare? Ok, da qua, perfetto. Poi qui sopra. Dai, basta, vi prego. Tanto, cioè, è inutile che dico basta, perché alla fine verranno fuori comunque, anche se dico basta. Can't escape, io mi chiamo in cazzo come una bestia, che non avete idea, spacco tutto. Veramente tiro una craniata al PC che manco Zidane. Dio mio, il motivo di mettere 600.000 selvatici, io non lo capisco. Cristo, ma perché? Guardateli. Sembra che lo fanno apposta per farmi sclerare. Cioè è un alfa, neanche fosse dite, vabbè, dai. Allora, fermo, fammi andare. Ok, niente, grazie. Oh Gesù. Qua ci scappa la blasfemia incensurabile. E da qua però non posso andare da nessuno. Cioè pure i labirinti, capite? Capite come stanno esauriti que... Ok, sta roba qua mi puzza abbastanza. Cioè riuscirò a fare un episodio in cui non faccio altro che fare questo? Ok. È un generatore, ok. Quindi immagino che anche questo sia un generatore, essendo perfettamente uguale. Questo qua è un figlio di puttana, sicuramente. Magnemite bastardo, t'ammazzo di botte appena ti vedo. Some kind of machine that controls this big machine. Ah, ok, perfetto, una macchina che controlla una macchina. Definizione arguta, caro mio. Ok, forse... Scale! Oh, raga, in alto a sinistra ho visto qualcosa che non avrei voluto vedere. Mi azzardo a dire che fosse un cadavere. Potrei comunque aver visto male. E il cazzo che ho visto male. Quella Heather. Merda. No, pure Flash no. Pure Flash. Ok, sì, lo so che devo proseguire. Ma raga, cazzo, Heather l'ho vista, era morta. Oh, merda, mi sa che qua inizia seriamente... Tanto mi sono scompigliato i capelli nel frattempo, quindi sarò bruttissimo in facecam. Dio mio, raga. Cioè, era palesemente... Eccolo. Mi mancava solo lui per la festa della merda. E poi c'erano tutti, veramente. Dio mio. No, sei un vicolo cieco, bestemmio, vi giuro. Sei un vicolo cieco, mi incazzo. Veramente. No, non ci voglio credere. Siete davvero così figli di puttana. Cioè, pure i vicoli ciechi, io non ci credo. Ok, forse ho trovato un'altra strada. No, mai nella vita. Dove cazzo devo andare? Dai, è possibile che uno non può, non ci deve capire un cazzo. Ma Gesù bambino. Sì, ti prego. Cazzo, ok, forse ho capito. Si è mossa la... si è spostata la barriera che ci divideva da Heather. Ok, perfetto. Proviamo ad andare velocemente. Levatevi dalle palle, vi giuro che vi stacco gli ingranaggi a morsi, veramente. Pure a te, chiunque tu sia. No, a te non riesco. A te ti... Non lo so, ti scarico giù nel cesso. Vabbè, adesso ogni volta che incontro un Pokémon devo... Ok, forse... Merda. Che cosa abbiamo qui?
Chi è questo, raga? Non l'avevo visto! Non l'avevo visto. Tu, quello dell'altro giorno, hai fottutamente ragione. E sono infastidito dal fatto che tu mi abbia dato lo slip, che non so cosa voglia dire. Pensavi davvero che quelli fossero quelli che ti avrebbero... che quelli erano quelli che ti avrebbero salvato? Non ho idea di cosa siate voi. State semplicemente... state solo lontani da Eder. Mi dispiace, non posso farlo, amico. Sai, ho avuto l'ordine di riportarla indietro. Forse quindi non è morta. Non ti posso dire il motivo, ma il capo ha un occhio di riguardo per questa ragazzina. E fortunatamente per te, ho anche l'ordine di esercitare ho la libertà di esercitare tipo restraint, non so come tradurlo in italiano, tipo di conciare per le feste quelli che vengono a importunarmi. Comunque, questo non vuol dire che io non possa sballottarti un po' di qua di là. Preparati per... Raga, cioè, adoro questa... E livello 10, va bene, dai. E anche oggi si vince domani. Headbutt! Headbutt! Flinch. Vabbè, dai. Cioè, stai scherzando? Davvero? Figurati, non ce le ho le pozioni, te pare. Magari. Rocksmith Headbutt. Ok, ragazzi, rieccomi qua, tornato. Ho allenato Krogan. Siamo pronti per provare perlomeno a sconfiggere sto tizio. Allora, c'è da dire che sono passati tipo una cosa come 3 ore quasi. Dall'ultima volta che ho registrato, perché sono dovuto andare a fare una piccola commissione, ossia a riparare la chitarra, sì. Comunque, ho allenato Krogan appunto fino all'11. Proviamo a fare un rock smash sperando che gli faccia abbastanza male. E ok, direi che per stavolta dovremmo esserci. Gli diminuiamo pure la difesa, quindi stupendo. Qua fa... Minchia, comunque Headbutt fa malissimo. Comunque, adesso parlerò un po' meno forte perché più che altro è sera, quindi ci sono i miei che sono già a vedere la TV, altrimenti non sento niente. E comunque abbiamo aperto sto coso. Ciao, è stato bellissimo. Hai uno spirito combattivo, ragazzo. Te lo concedo. Comunque, sei ancora lontano anni luce da fare un semplice graffio a chiunque di noi. Continua a sognare. Ora io e la tua amica abbiamo degli affari non conclusi da andare a prendere. Ok, mi devi prendere a calci in culo, va bene? Mi dispiace, ho un nome, sai, non è Asshole. Il mio nome è Dante. Hasta luego. Maledizione, no. Dove cazzo siamo finiti, raga? Non posso fermarmi. Devo trovare Dante. E ragazzi, l'episodio di oggi finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Mamma mia, sta diventando sempre più paurosa sta storia. Vi invito anche a passare dai social che troverete in descrizione. E detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.